salve a tutti, sono qui con il mio amico Simone Bissi. Fate vedere. Ciao. Sono qua per questa puntata di botte a caldo dedicata ad Avengers Infinity Wars. È un po' improvvisata perché non era prevista questa anteprima improvvisa, siccome io e Simone stasera, in realtà non so quando lo vedrete questo video, la sera del 24 abbiamo fatto Breaknouts e mentre si stava spugnettando, stavamo sistemando un po' le varie cose, abbiamo cominciato a vedere qualche post di qualche amico che diceva fra un po' vuol dire Avengers, fra un po' vuol dire Avengers. Allora abbiamo detto che cazzo, guardiamo un cinema e siamo fiondati, alla fine avevamo mezz'ora di tempo e siamo riusciti a beccarci un cinema con l'anteprima di mezzanotte, sono le 2:30, le 3:05 in realtà, e siamo appena usciti. Allora, la sensazione di entrambi è stata capolavoro! Santo di Dio! Capolavoro! Ok, veramente incredibile, faccio fatica a descrivere tutta l'emozione che ho provato durante il film, perché avevo l'aspettativa carica, per cui già è strana sta cosa, quando uno c'ha l'aspettativa carica poi rimane deluso, e invece avevo l'aspettativa carica, ma avevo il terrore che infilarci tutti quei personaggi in un film solo potesse sembrare un po' troppo calcato, no? Non ci fosse lo spazio per tutti. E era successa la stessa cosa, secondo me, con Captain America Civil War, non mi era piaciuto proprio per quel motivo lì. Qui non succede nulla di tutto questo. Il film è, vabbè, adesso sono carico a manetta, però mi viene da dire che sia proprio perfetto. Al momento gli do 10 su 10. Incredibile, sono veramente stupefatto dal lavoro che hanno fatto i fratelli Russo. Sono i fratelli Russo che hanno fatto la regia di Avengers Infinity Wars. Sono veramente stupefatto. 149 minuti, grazie Simo per la precisazione di prima, di slappe e pacconi. Non si ferma mai. È una roba fuori dal melone, non è credibile che sia un film così pieno di azione, di emozioni. Non c'è mai un tempo morto, non c'è mai un tempo morto, mai. È la cosa più simile a quello che sarebbe dovuto essere Star Wars episodio 8, solo che questo se lo mangia a colazione, lo vomita, lo rimangia, lo caga, lo rimangia, lo piscia, lo ricaga e se lo mangia e te lo sputa in faccia. Cioè, se questo è veramente... un paragone difficile da fare, ma è proprio una roba che mi ha fatto dimenticare completamente tutta la saga degli ultimi anni di Star Wars, escluso Rogue One. Insomma, è perfettamente centrato. Mi fa molto specie, e qui continuo sempre ad eliminare ogni call, ogni volta che, cari amici, ogni volta che dite la Disney, il colpo della Disney, fanculo la Disney, va a cagare la Disney, ecco, dopo questo film questa cosa ve la dovete completamente dimenticare, perché è un film che io domani o oggi, non ho ancora capito quando vedrete questa puntata, in teoria dovevo andarlo a vedere insieme a mia moglie e mio figlio, ma non credo che ci porterò mio figlio, perché non è un film per un bambino di 5, 6, 7 anni, perché è molto cupo, come dicevo prima con Simo, è molto più cupo di tutto l'intero DC Extended Universe. È assolutamente va dritto per la sua strada. Thanos è eccezionale, è diventato uno dei migliori villain della storia del cinema, senza meno. Ammetto che è completamente in CGI, sapete che dietro c'è Josh Brolin, ammetto che però qualche limite ogni tanto, soprattutto sempre nella zona della bocca, lo si vede, nulla a che vedere con Henry Cavill e la sua bocca di Superman deforme, ma comunque c'è questa cosa, si capisce che è un personaggio in CGI solo quando si nota la bocca, perché per tutto il resto è assolutamente credibile. È vero anche le varie prese in giro che vedevamo prima dell'uscita del film, del fatto che fosse Bruce Willis. Confermo che ho avuto la percezione che fosse Bruce Willis per tutto il film. Ogni tanto nello sguardo scorgevo un po' Josh Brolin, ma in realtà veramente la sensazione è che sia Bruce Willis in tutto e per tutto. Momenti esaltanti tutto il film, cioè tutto il film, non c'è un momento in cui io non abbia urlato, non mi sia mosso, ogni tanto davo delle gomitate a Bissi, urlavo, mica sa, cioè
Thor, e tutta la parte di Thor è assolutamente superba. Dimenticatevi Ragnarok, Ragnarok è diventata un pensiero lontanissimo. Qui Thor torna a essere Thor, molto di più di quello che è stato in tutti questi 10 anni di Marvel Cinematic Universe. Veramente sconvolto. Una grande pecca è, però non vorrei spoilerare, però il personaggio di Hulk, ma per una motivazione molto chiara e logica, viene un po' messo da parte, ma io sono convinto che abbia sia la chiave di volta per il prossimo anno. Ricordiamoci che nel 2019 uscirà il secondo capitolo di Avengers, di cui non si conosce ancora il nome. Secondo me ci saranno tantissime rivalse nel prossimo episodio, e se questo è esaltante, e vi garantisco che è esaltante all'ennesima potenza, cioè, giusto perché sono carico, per cui devo caricarvi anche a voi, tutti questi 10 anni sono niente in confronto a questo film. Cioè, adesso ha tutto più un senso, anche Ragnarok ha un senso, perché Ragnarok è la quiete prima della tempesta. Su Black Panther, il Wakanda, ma Black Panther e il Wakanda è una puntata dei Jefferson al confronto, ma veramente, cioè, anni luce, tutto è anni luce. Tutto è anni luce da questo film. Io sono allibito da quello che ho visto, non me l'aspettavo. Continuo a essere completamente scioccato da quello che ho visto. C'ho una voglia di rivedermelo adesso, all'istante, ma non vi giuro, veramente, io l'unica cosa che posso dire, per farla breve, è che non mi aspettavo una roba del genere. 10 su 10, capolavoro assoluto. Logicamente, come il titolo di questo mio inserto cinematografico racconta, è botta a caldo, botte a caldo, però, per cui vi dico subito quello che provo, ma credo che anche Simone, che qui di fianco a me, se vuoi venire, c'è il seggiolino da bimbo, ma ti vedono, anzi guarda, faccio così che giro, scusate, nel finale do spazio anche a Bissi, grazie. Special guest Simone Bisti, tutti e due più o meno, cioè siamo, cioè, dai Simo, di anche la tua. Santo di Dio, no, bello, bello, bello. Quello che mi è piaciuto, ed è una cosa assurda, perché nonostante io sia un adoratore di Iron Man, oramai lo sappiamo in tutti i modi, quello che mi è piaciuto è che non c'è stato in Civil War, è che Iron Man non è il personaggio principale come in tutti gli ultimi, ecco, Avengers, ecco. Non è tutto incentrato attorno, cioè, a lui. Questa è la magia di questo film, nessuno è il personaggio principale. Non sono riusciti a dare il personaggio principale a nessuno, ma non è che non sono tutti personaggi principali, cioè è incredibile, sono riusciti a fare una magia inconcepibile. Gli Avengers, tutti gli Avengers sono il personaggio principale, è una roba indescrivibile, è una roba che non si spiega. Vero. Cioè sono riusciti a fare l'impossibile. Non credo che io, se il secondo capitolo lo faranno allo stesso modo, questi si meritano un Oscar per essere riusciti a compiere l'impossibile. Un film con un cast del genere, dove tutti hanno la loro parte, hanno i loro tempi, hanno le loro... E il loro timbro, perché ragazzi, arrivano i Guardiani della Galassia, sì, e sono i Guardiani della Galassia. Cioè, mi viene da dire che quella parte lì l'abbia girata James Gunn. Cioè, è allucinante. Arriva Thor, è tornato Thor, è il Thor più Thor di tutti, non so come spiegarlo. Iron Man è cazzutissimo. Iron Man fa la sua parte, però... Pesa, cioè non è proprio, è arrivato alla fine, cioè tutto quello che abbiamo visto, e qui ho recuperato tantissimo anche la stima per Iron Man 3, qui si vive molto di più, non so come spiegarlo, anche Capitan America è un personaggio completamente diverso, perché si vede, si capisce, si legge il vissuto degli episodi precedenti, non è niente al caso, è una roba pazzesca, Visione, Scarlet, la stessa vedova si vede un po' poco, ma tutti si vedono un po' poco e si vedono tanto nei combattimenti, cioè sono riusciti sti cazzo di geni, nonostante secondo me lo scivolone di Civil War, a fare una magia indescrivibile. Sto film qui, a mio parere, forse è un po' troppo cubo, perché magari i ragazzini non l'andranno a vedere così spesso, non lo so, devo capire, perché a livello action è veramente imbattibile, cioè è il film più action degli ultimi anni. Superhero movie è assolutamente incredibile, ma proprio senza alcun dubbio. Sapete che avevo detto che il film di Wonder Woman era uno dei migliori film, il miglior superhero movie per quel che mi riguarda, è andato nel dimenticatoio dopo questo film. Cioè, questo è il miglior film di supereroe mai visto, il miglior Avengers mai visto, il miglior film del Marvel Cinematic Universe mai visto. È una roba, un evento che resterà nella storia.
La mia grande domanda divertente, siccome mi piace scoprire il box office, è: supererà The Force Awakens? Arriverà vicino a Titanic? Se è vero che Black Panther, che vi ricordo che al confronto è una puntata dei Jefferson, ha avuto tutto quel successo, questo rischia di arrivare veramente ai 3 miliardi di dollari, conto di ridere, rischia di battere sia Avatar sia Titanic e quasi di arrivare vicino a Via col Vento, ma Via col Vento è un discorso un po' diverso. Sarà per quello che Cameron ha detto che basta, starò qui perché ha nasato, che è nasato, si incurano, incurano i primi mi sa che Cameron perderà il posto. Veramente un film incredibile, è durata 10 minuti, 10 minuti di gas totale. Purtroppo non so quando uscirà, ma vorrei farvelo vedere adesso, cioè il 25 alle 3, perché sono carico a balestra. Bella voi, grazie mille, un saluto allo special guest Simone Bissi che mi ha fatto questa fuga notturna, andatelo a vedere, tassativo. Cosa molto importante, cosa molto importante, la scena dopo i titoli di coda, non la prima scena, ma l'ultima dopo, anche proprio alla fine, e lì botta di gas finale, un po' scontata in realtà, un po' scontata e un po' non scontata, però insomma gran botta di adrenalina finale che ci prepara al prossimo, mi sembra il prossimo film del Marvel Cinematic Universe. Buonanotte a tutti raga, buonanotte e andate al cinema! Oh,